dall'hotel è tutto, dall'hotel è tutto, si parte. Buondì, sono le ore 7, siamo al parco chiuso riservato ai team, la mia trainfona, le nostre trainfone, siamo i primi del team Interphone. Lo so che non ti piace, però la chiami moto perché non mi piace? Non è vero, ma soprattutto perché è accesa? Ah? Ma ti posso riprendere? Sì, certo. Perché ce l'hai accesa? Perché io lavoro a Verona. Ah, quindi la tieni accesa per riscaldarla. Stamattina, che era ferma, ha avuto un po' di difficoltà a partire, quindi... Ah. Non la spengi mai tu? Non la spengi mai? Neanche la notte, ovviamente. Bene, bene. Onda forza, 7.50, olè! Le partenze degli eventi sono sempre puntualissime, nel senso che siamo sempre in ritardo. Mamma mia, che attesa! Snervante! Giulia, ma non doveva essere tosta questa atto? Noi siamo fermi al bar a ballare Vamos alla playa. Vamos alla playa! Ma perché non intervisti un po' di ragazze? Voi siete o non siete ragazze? No. Tecnicamente. Secondo me sì, ma io sono, c'ho una certa età, mica la prostata, non vedo più niente, la prostata. C'è la prostata negli occhi, no, la cataratta, volevo dire. Cosa ci offrite? Allora, abbiamo da bere, sì. Abbiamo le tovagliette, eccetera. Sì. Portiamo poi il piatto con le focacce. No, le focacce. Le lasagne. Vuoi aprire la porta che facciamo la porta questi? Io posso prendere le focacce. Facciamo le focacce, ecco le focacce. No, questa è la pasta al forno. La pasta, giù, la pasta al forno alle 11 di mattina. Certo, dovete mangiare. Dobbiamo mangiare, Giulia. La nostra seconda fermata questa. Sì, sì, noi siamo... Noi siamo più fermi che in moto. Questa è la at, in realtà questa è la at culinaria. Culinaria. Questa è tutta roba nostra. Buonissima, io l'ho già ripresa. Mi scusi, signore, lei conosce l'at? Sì, ne ho sentito parlare. Ah, vabbè, grazie. Io invece siamo stremati dal caldo. Nini, fa un caldo da schiantare. Questa Triumph 1200 Rally Pro devo dire è veramente una strafigata pazzesca, però ora bevo, poi ve la racconterò nei giorni seguenti a seguire. Ecco qua, moto belle ce ne sono quante ne volete alla At Pavia Sanremo, ce ne sono quante ne volete, vero Giulia? Che mangi? Gelato. Guarda che bellina che è anche questa apriettina più paresica. Ma le vintage, guarda come sono le vintage, ma mamma mia che goduria, che goduria. Comunque tu sei una bugiarda. Perché? Perché avevi detto che non sai guidare in fuoristrada. Ma così c'è. Io detto. Faccio credere questo, poi almeno. Cazzarola, si abbassano, vai proprio bene. Vai proprio tanto ma... bene. Siete troppo bravi, troppo gentili. No, è la verità, noi non mentiamo, ricordalo. Ok. 6%isti, abbiamo fatto 170 chilometri. Guarda come sei ridotta! Tutta sudata! Ma non è vero, niente! Sei sudata, è sudata fradicia. È vero o no che è sudata fradicia? Sudatissima. Sì. Mi sono appena bagnata. Ma che bagnata? Sei sudata. Abbiamo fatto 170 chilometri, ne mancano 4, 5, 6, 7, 8, 70. Ma il problema è che ora dai monti scendiamo verso il mare, quindi moriremo di caldo. Giù sono 34 gradi, moriamo di caldo. Però noi non molliamo e andiamo avanti. Andiamo avanti fino all'ultimo. Bene, siamo arrivati, non mi ricordo più come si chiama. Come si chiama qua, ragazzi? Cairo. Siamo arrivati a Cairo, siamo un po'... Devo dire che questi 240 chilometri sono stati pesantini oggi, Un pochino pesantini. Non ho sudato neanche più di tanto, vero? Ma la sorpresa chi è? Sempre lei. Siamo asciutti. Lei, guarda asciutti come sei ridotta, tutta sporca, non ti vergogni. Vergogna. Proprio, guarda. Brava. Come l'ho conciata. Guarda come l'ha conciata. Vabbè, pulita, dai, alla fine. E mi tipo sasi.